Oggi sono solo, mi sono anticipato un pochino perché verso l'una alle due del pomeriggio dovrebbe alzarsi un bel vento sostenuto, dovrebbe far agitare anche il mare, per cui cerco di sfruttare l'intera mattinata più che posso. A ridosso di una pietra e sulla seconda calata ha mangiato. Penso sia una cernia. Sì. Direi che la giornata è iniziata davvero bene. Sono appena le 7:30 del mattino, per cui ho tutta la giornata davanti a me per cercare di catturare qualche altro bel esemplare. Questo è un bel pesce, ha mangiato in caduta praticamente. Negli ultimi metri, prima di arrivare a fondo, da come combatte sembra sicuramente un dentice. Infatti sì. Beh, i denti ci sono un po' più divertenti rispetto alle cernie, tirano di più, sono più tenaci.
altro passaggio sulla zona su cui ho preso il dentice, sempre a Scarroccio, però niente, adesso il caldo si fa sentire, è arrivata l'ora dello snack. Prima di raggiungere Riva, così da chiudere definitivamente questa giornata di pesca, tra l'altro una stupenda giornata, vorrei esprimere un parere, un pensiero personale, appunto sulla pesca, sui pescatori. Almeno per quanto mi riguarda, io a pesca ci vado per divertirmi, per appagare me stesso e per coltivare una grande passione, una passione per il mare, per la natura, una passione che mi è stata tramandata da mio padre, il quale ringrazio, sin da quando avevo pochissimi anni di vita. Tutto ciò che va al di fuori di quanto detto finora non mi interessa, per me è superfluo, non è importante. Che cosa voglio dire con questo? Spesso si trascura e si sporca la vera essenza della pesca. L'essenza della pesca è importante per un pescatore, per alimentare la voglia di migliorare, la voglia di vivere il mare assaporando tutto ciò che la natura riesce a trasmetterci in una giornata di mare. Ecco. Noto con dispiacere che oggi va molto di moda la pesca social, una pesca fatta di sfottò, spesso a titolo gratuito, di litigi, magari tra persone che nemmeno si sono conosciute mai nella realtà. Una pesca fatta di invidia, di gelosia, di cattiveria. E al giorno d'oggi purtroppo è sempre più evidente. La pesca è fatta di passione, di dedizione, di perseveranza, di ricerca e di tanti sacrifici. E perché no, a volte anche di tante rinunce. E credo che l'insieme di tutto ciò, l'insieme di tutte queste caratteristiche, se sono il frutto di noi stessi, vanno a creare qualcosa di originale, di autentico. E a quel punto siamo noi i portatori delle nostre idee, dei nostri progetti. Ed ogni tassello, ogni volta che va al suo posto, diveniamo consapevoli che siamo nel bel mezzo di una crescita personale, una crescita